Ciao a tutti, mi vedete un po' così alla bene e meglio? Questa è una piccola intro per un video esperimento che vi volevo proporre e ho preso l'occasione di una palette di cui si sta parlando tanto, ma non è un video recensione sulla palette, cosa ne penso della palette, ma è farvi vedere look diversi che ho realizzato nel corso dei giorni. Questo perché primo mi è stato chiesto da tante ragazze che l'hanno acquistata, perché la palette è sold out e sto parlando di iconica, l'ho messa qui, aspettate. Che ve la faccio vedere, ma lo sapete bene. Un'altra cosa che volevo dire, io la palette l'ho usata tutta tranne il verde petrolio che si chiama Audrey Marilyn, che è il matte, questo più rosso, e Cleopatra, che è questa specie di nero che sinceramente, ecco, è un colore che non mi piace proprio, perché nero grigio un po' strano, un po' così. Il resto dei colori li ho usati tutti e a me non ha fatto quello che ho visto su altre palette. Io non l'ho mai swatchata con le dita, le ho solo usata con i pennelli, per come mi trucco io di solito, con i pennelli che mi vedete sempre usare, e a me non si è tutta sbriciolata, non ha macchiato ovunque, neanche i colori, quelli più scuri che ho visto, come mi sembra Yaoi, forse Yaoi, boh, questi colori qua che hanno macchiato la qualunque. Ripeto, io Marilyn, che è questo qui, non l'ho toccato, quindi non so se sia questo che abbia sporcato particolarmente, però ecco, la mia è rimasta piuttosto pulita, pur avendola utilizzata tutta, perché vedrete vari look fatti in diversi giorni proprio appunto con questa palette. Ovviamente, ripeto, sapete che io non è che faccia trucchi eccessivi, quindi faccio trucchi normali da persona normale che si trucca per tutti i giorni e sono cose semplici. Mi sono piaciuti tantissimo i colori matte di questa palette, mi è piaciuto da morire, uno dei miei colori preferiti è Elvis, che è quest'argento, e vedrete, anzi mi avete visto truccata con il look che ho fatto quel giorno con Elvis anche in uno o due video e vi è piaciuto molto l'effetto, effettivamente attirava abbastanza l'attenzione, in diverse me l'avete scritto. L'altra mia gamma di colori preferiti è questa centrale con i verdoni. Questa anche l'ho usata spesso, forse perché è un po' diversa dai soliti colori caldi che mi piacciono, che ho usato molto volentieri, ma per fare qualcosa di diverso, questa gamma qua centrale dei verdi oliva mi sono piaciuti davvero davvero tanto. Questo è quello che ho da dire al momento su questa palette, che ripeto, è una palette esaurita. Io prima ho sentito sì, ritorna, poi no, non ritorna, no, è esaurita, no, sono progetti che finiscono, sold out e via. Non ci ho capito molto, devo essere sincera, non ci ho capito tantissimo io di questo lancio, di tutto quello che c'è stato dietro. La mia idea era quella di sottoporvi in questi giorni, ovviamente con Iconica, perché è la palette che sto usando, che ho provato per diversi giorni e quindi mi sono truccata con questa. Ma se vi piace, di proporvi la stessa tipologia di video con altre palette che vi possano interessare. Quindi anche sotto questo video nei commenti, sapete, se mi seguite sapete bene o male le palette che ho, scrivetemi qualche palette che vi può interessare di più e magari metto in scaletta una tipologia di video del genere su quella che magari sarà più votata, più citata, eccetera, eccetera. Vi lascio alla sequenza di look fatti con Iconica in questi giorni e fatemi sapere se anche voi l'avete presa, se vi state trovando bene, se vi state trovando male, insomma. E a chi non piace, lo capisco, ragazzi, sono gusti, cioè, so, tante mi hanno detto, ah no, a me non piace per niente, anche a me non piacciono tantissime palette, l'avete visto, anche palette molto vendute, che hanno comprato anche mie amiche, sono gusti, cioè, non c'è niente di male, non è che è offensivo se a uno non piace una cosa, a un altro sì, cioè, è normale, no? È la vita. E fatemi sapere se vi può piacere appunto questa tipologia nuova di video sul mio canale, non è una tipologia nuova in assoluto, non ho inventato niente, lo so anche io, eh. Oggi è mercoledì 28, questo è il primo look che vi faccio vedere per quanto riguarda questo video che ho intenzione di fare con un po' di look fatti con Iconica. Ed è un look nude di quelli che piacciono tanto a me. Questa è luce naturale, spero che si veda qualcosa. Allora, sulla palpebra mobile ho Naomi. C'è il sole che arriva proprio sparato sulla palette qui, quindi la vedete in tutto il suo splendore, e Brigitte, che è il marrone, questo qui sempre luminoso ma più scuro.
Vi farei vedere, io non ho pulito la mia palette è completamente pulita, quindi se come me siete un po' fissate, usate le cose in maniera molto ordinata, la palette per ora non si sporca e ho usato anche, non è il primo look che faccio, quello di oggi, ve ne ho fatto vedere già uno anche nelle storie di Instagram un po' di giorni fa quando mi è arrivata, ho usato i viola, ho usato questi colori qui, tutti questi verdoni, e, ho usato più volte ovviamente i nude e ritorniamo a ciò che ho usato, quindi sotto la palpebra per fissare la base per ombretto che io devo usare sempre per la mia conformazione di palpebra ho Angelina. Poi sulla palpebra mobile, come vi dicevo prima, Naomi e Brigitte. Nella piega dell'occhio ho William, ho sfumato anche un pochettino di Brigitte proprio all'interno della piega per scurire leggermente e Diana nell'angolo interno dell'occhio per illuminare. Quindi questi sono tutti i colori ed è arrivato anche Oliver a darci il suo benestare. Che dici? Ti piace Oliver? Non si vede perché è contro luce. Sulle labbra, che mi sono dimenticata di dirvelo, ho la Lovely Frappuccino di Essence come matita e poi ho messo il rossetto della vecchia limited edition di Patrick Star per MAC che si chiama Mama Star e al centro un pochino di gloss Umbe Amplify, non mi ricordo il nome, ma tanto non si trova più, quindi non ve cambia niente. E buongiorno a tutti, oggi è giovedì 28, questo è il secondo look con la palette iconica. E, con questi scorci di luce che arrivano diretti perché sono proprio davanti alla finestra cercando di farvelo vedere al meglio. Oggi è un look completamente dai toni freddi. Dopo vi farò vedere dalla palette quali colori ho utilizzato. Anche oggi devo dire che l'ho fatto in fretta, nel senso che questi colori si sfumano molto facilmente, sia quelli che ho messo nella piega, sia quelli che ho sfumato sulla palpebra mobile, sia quelli che ho sfumato sotto l'occhio. Trovo sempre estrema facilità. Ho usato alcuni colori che già avevo usato e altri invece che erano nuovi, nel senso che piano piano sto variando su tutta la palette, su tutta la gamma di colori. Sulle labbra ho utilizzato il Finally Free di MAC, che è un rossetto in limited edition cream sheen che mi piace tantissimo, che ho da diverso tempo e di cui vi ho parlato tanto, tanto, tanto nel corso dei mesi. Vi faccio vedere che cosa ho utilizzato come ombretti per questo look. Come sempre, per andare a fissare la base per ombretto ho utilizzato Angelina, poi ho utilizzato nella piega dell'occhio Kit ed è un colore bellissimo, è un malva freddo molto molto bello. Ho utilizzato questo perché volevo andare ad usare, ed è la prima volta che le usavo, i due grigi. Ho usato Charlie nell'angolo esterno dell'occhio sfumato verso l'interno, angolo interno dell'occhio Elvis. E hanno una pigmentazione pazzesca. Charlie mi ha veramente stupito. È un grigio particolare perché tira fuori dei riflessi un po' cerulei, è molto molto particolare. Con gli occhi chiari a me piace tantissimo, sapete che io amo molto i grigi. Elvis è una botta di luce pazzesca. E poi sotto l'occhio sono andata a risfumare ancora Kit e più a ridosso della rima ciliare ho messo Elton che è il viola. Nell'angolo interno dell'occhio ad illuminare sono andata a mettere Diana che è sempre questo illuminante pazzesco, molto 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 bello. Trovo che si sposi molto bene sia con i colori caldi che con i colori più freddi. Questi sono tutti i colori che ho utilizzato oggi. Buongiorno a tutti e buon primo dicembre. Oggi è sabato 1° dicembre e come sempre vi faccio vedere un altro look. Oggi è un look decisamente più intenso che ho realizzato sempre con la palette iconica e come sempre vi farò vedere poi dalla palette tutti i colori che ho utilizzato. Ma vi voglio raccontare una cosa perché stamattina vi giuro mi è preso un colpo. Sapete quelle giornate in cui avete le mani di burro e tutto fa slush? Ecco, più o meno così e vi sfugge dalle mani, vi sguiscia, è così. Mi è capitato con la palette, ma non solo mi è caduta la palette dalla mia altezza, quindi da più o meno, non lo so, io sono 1,80 m, da 1 m e non lo so, dalle mie mani abbastanza in alto, ma mi è caduta aperta e di faccia, cioè con le cialde aperte, per terra. Ho avuto l'attimo quello di non guardo, non guardo, non guardo, non voglio vedere, non voglio sapere. Pensavo di aver sfracellato tutta la palette per terra e invece non solo è integra,
Non si è sbriciolato minimamente nessun ombretto, nessuno ragazzi, nessuno. Cioè, questa palette è bionica. Quindi, con la palette bionica, oggi ho fatto un trucco decisamente caldo. Ho usato anche dei colori piuttosto sul rossiccio, che io non uso molto spesso, non così. Non ho usato proprio il rosso, il Marilyn per intenderci. Ho usato Andy nella parte esterna che vedete più rossa. Mi si confà un po' di più perché ha quel pizzico di mattone Marilyn un po' mi inquieta per come mi trucco io, perché poi è un bellissimo colore. Alcuni colori li avevo già utilizzati, altri no. Sulle labbra mi vedete effetto correttore, ma ho solamente un burro cacao di quelli nuovi di Neve Cosmetics, i lipini, che è proprio questo color annullamento labbra. Metterò un rossetto dopo. E ci sono cani che abbaiano, oggi c'è di tutto e di più, sono un po' nervosi, sarà il tempo perché c'è un tempo schifoso. Infatti spero che il trucco si veda un pochino, non dico tanto, ma un pochino. Sì, però così, regà, e non mi sente nessuno, se è partita anche una motosega. Aspettate. Ho chiuso la finestra perché sennò veramente non mi sentivate, ma manco se. E adesso vi faccio vedere cosa ho utilizzato per realizzare questo look oggi. Allora, già così potrete vedere rispetto ai giorni passati che non c'è un filo di sole, quindi la palette la vedrete più cupa di quanto sia nella realtà, credo. Per quanto riguarda la piega dell'occhio, sono andata a mettere William. I colori matte di questa palette sono meravigliosi, si sfumano in maniera incredibile. Vi faccio vedere che oggi ho usato questi colori qui. Si è anche sfracellata di faccia a terra e vedete, ecco qui, ha alzato un pochettino di polvere, ma rendetevi conto che è caduta proprio di faccia per terra. Quindi nella piega dell'occhio, vi dicevo, ho utilizzato William. Sono poi andata a sfumare nell'angolo esterno dell'occhio e nella piega, ma tenendomi molto più bassa, il colore Andy, che è bellissimo. È un rossiccio, ma come vedete con una punta di mattone, mentre Marilyn è quello un po' più rosso ciliegioso. Questo ancora non l'ho mai usato. Poi sono andata a mettere per metà della palpebra mobile Naomi, verso l'angolo interno per intenderci, e per invece la palpebra mobile nell'angolo esterno, Yahoi. Al centro ho sfumato questo bellissimo Meryl, che quando ve ne ho parlato nelle storie, il primo look che ho fatto, ho usato questo ombretto, l'ho chiamato Marilyn, invece no, è Meryl, e al centro della palpebra. Quindi sulla palpebra mobile ho Naomi, Meryl e a finire Yahoi. Sono poi andata a sfumare sotto l'occhio un pochino di Coco e per andare a delineare la rima inferiore e superiore dell'occhio, ho usato Ovidio, questo colore qui. Per finire, come sempre, angolo interno dell'occhio, sono andata ad illuminarlo con questo bellissimo colore che è Diana, che è fantastico perché sta bene con tutto, sta bene quando utilizzate i colori caldi, sta bene quando utilizzate i colori freddi, che come avete visto ho utilizzato nei giorni passati. Dove lo metti sta? Sto Diana, dove lo metti sta? E ovviamente prima di andare a fare tutte le sfumature sulla palpebra mobile fissa, sono andata a mettere Angelina a fissare la base per ombretto che io utilizzo Vi sempre. faccio vedere il look finito con un super rossetto rosso che è l'X Factor Red di MAC e questo è il risultato. Mi piace molto, è un rosso supersonico bellissimo e secondo me anche molto adatto per questo look occhi. E buon 2 dicembre a tutti! Oggi è domenica 2 dicembre e questo è, credo, se non ho perso il conto, il quarto look con la palette iconica. E vi dico subito che questo è uno dei miei preferiti. Ho riusato i verdoni, la gamma dei verdoni, che avevo già usato ma non avevate visto perché avevo fatto solo delle storie su Instagram. L'ho fatto però diverso, l'altra volta lo feci un pochino più luminoso e con il viola sfumato sotto la rima inferiore, invece oggi l'ho fatto un pochino più intenso e solo con i verdoni e l'oro. E mi piace tantissimo, mi piace proprio tanto. Oggi, tra l'altro, l'ho abbinato anche al maglione che indosso, che se qualcuno vuole saperlo, non è di quest'anno, ma è dell'anno scorso di H&M. Questo maglione è strepitoso. Guardate che meraviglia, tutte queste applicazioni con le apine, è bellissimo. Sulle labbra ho un rossetto di MAC che credo fosse una limited edition di Natale di qualche anno fa. È un cream sheen che si chiama Magic Spell, se ricordo bene, però ripeto, non si trova più ed è bellissimo. Ho ritirato fuori
fuori un po' di cream sheen perché ne ho alcuni di MAC veramente bellissimi, nude come piacciono a me, e in questo momento ho bisogno di un pochettino di idratazione sulle labbra, quindi sto cercando di utilizzare un po' meno i rossetti liquidi, facendo molta fatica perché vado sempre a finire lì con la manina, tac. Però l'effetto è molto bello, mi piacciono tanto, quindi voglio usarli un po'. E questo è il look. Qui non c'è proprio, c'è luce naturale, sono davanti alla finestra, ma non c'è sole diretto, quindi sarà meno luminoso, credo, di quanto sia nella realtà. Vi assicuro che è davvero bellissimo questo accostamento di colori, non perché l'abbia fatto io, proprio l'accostamento dei verdoni, la zona centrale della palette che ora vi farò vedere è spettacolare, io la trovo bellissima, è la mia fascia preferita, ecco. Faccio vedere quello che ho usato. Come sempre sulla palpebra mobile e fissa per andare a fissare la base per ombretto ho usato Angelina. Poi nella piega dell'occhio la sfumatura più larga l'ho fatta come sempre con William. Penso che William e Angelina siano a tutti gli effetti i colori che ho usato di più di questa palette in questi giorni. Poi come sfumatura leggermente più bassa rispetto a William, quindi un po' più nella piega, ho messo Ofra, che è questo colore meraviglioso. I colori matte di questa palette sono strepitosi, ragazzi, strepitosi. Per quanto riguarda l'angolo esterno e anche sempre un po' di sfumatura nella piega, ho usato questo verdone che si chiama Yoko. Su tutta la palpebra mobile ho messo Gustav. Nell'angolo interno dell'occhio per andare a illuminare ho messo Meryl, che è questo dorato bellissimo. E per andare a sfumare sotto ho messo un pochino di Yoko con Sofia, che è un altro verdone, e un pochino di Gustav. Questi sono i colori che ho usato. No, ho tralasciato Ovidio, che è un altro dei colori che uso molto spesso. L'ho sfumato leggermente sulla rima ciliare superiore per andare a enfatizzare un pochino di più l'occhio, ma veramente è una cosa leggera e mi piace tantissimo. Non fa macchia, si sfuma in un secondo. Bello, veramente bello. Questo è lo stato della mia palette dopo tutti questi utilizzi e dopo essermi caduta di faccia a terra, quindi io non la sto pulendo né niente, è ancora perfettamente pulita. Buongiorno a tutti e questo è, ho perso il conto, se è il quarto look forse con Iconica. Oggi un altro look super nude, è lunedì 3 dicembre, ho fatto un altro look nude, questa volta definendo meglio la rima ciliare inferiore e anche la superiore, sfumando degli ombretti che ora vi farò vedere. Non si vede una nespola perché è bruttissimo tempo. Sono davanti alla finestra, sta anche passando l'autobus come sempre, perché se non passa un autobus, sì, c'ho la finestra aperta, lo so, ma è brutto tempo, però è molto umido. E non è che faccia proprio tutto, 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 cioè quel freddo umido, ma non quel freddo intenso, cioè freddo è un'altra cosa, questo dà solo fastidio, beh, si attacca addosso. E quindi niente, vi faccio vedere la realizzazione di questo, credo, quarto look. Ho perso il conto, scusate. Vi dico subito che sulle labbra ho la matita Lovely Frappuccino di Essence e il rossetto panna cotta di Neve Cosmetics. Ultimamente ho ritirato fuori diversi dei miei rossetti cremosini nude che preferisco e sto usando molto questi. Il look lo vedete, spero si veda qualcosa. È molto semplice, molto luminosino, marroncino, ecco tutto lì. Ora vi faccio vedere i colori che ho utilizzato oggi. Allora, perdonate, ma non c'è luce come vi dicevo, quindi ci dobbiamo un pochino arrangiare. Su tutta la palpebra mobile fissa, come al solito, ho messo Angelina, nella piega dell'occhio ho messo William. Sono andata poi ad aggiungere un po' di Coco, che è un marrone rossiccio, un po' di Coco insieme a Sofia. Li ho miscelati insieme, sono andata a enfatizzare sempre l'angolo esterno dell'occhio e sempre la piega, ma nella zona più bassa. Su tutta la palpebra mobile ho messo Grace. Sotto l'occhio ho sfumato William insieme a, dov'è? Brigitte. E sempre sull'attaccatura della, qua c'è Oliver nel frattempo,
Sempre all'attaccatura superiore sono andata a sfumare Coco con un pochino di Sofia, cioè la rima ciliare superiore, per andarla un pochino a enfatizzare. L'angolo interno dell'occhio, indovinate tutti in coro, ho usato Diana. Quindi un look, come vedete, molto semplice, con tutte varie tonalità di marrone e marroncini, e basta, tutto qui. È una palette, come vi ho detto già, che si usa in maniera molto semplice, alla portata di tutti, senza nessun problema. E fatemi sapere se vi piace l'idea di questi video così un po' alla buona, ecco, girati con il telefono, ma in cui riesco a farvi vedere nel corso dei giorni l'utilizzo di una stessa palette per ricreare look diversi, se vi può essere utile, se vi piace. Insomma, ecco, fatemi sapere questa cosa qui. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio come sempre, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!